Presidente, una riunione interminabile oggi. Era previsto così, insomma ci vuole almeno tutta la giornata, anzi che non l'abbiamo programmata su 2 giorni, per sentire un'ora per ciascuno tutti gli assessori, i sottosegretari, i consiglieri delegati e il dibattito che ne segue. Infatti ancora sta finendo in questo momento l'assessore alle attività produttive, l'ultimo intervento a seguire quello del bilancio chiuderà la giornata, una giornata molto costruttiva in cui abbiamo lavorato sodo per mettere a fuoco le priorità, le emergenze, i progetti, le riforme che presenteremo e su cui stiamo lavorando come da mandato questa stagione che sta ripartendo dopo la pausa estiva. Che autunno devono aspettarsi gli abruzzesi? È un autunno ricco appunto di interventi, non sarà un autunno facile perché il contesto internazionale economico non è facilissimo, c'è una incombente crisi dell'automotive che già comincia a mordere sulla carne viva, in Germania chiudono le fabbriche, perché le scelte dell'Europa in questi anni sull'automotive sono state, io credo, scelte sbagliate che hanno creato incertezza nel mercato, c'è un picco negativo di vendite di automobili e anche di furgoni, quindi per quello che riguarda la fabbrica di Atessa, che stanno mettendo in forte difficoltà e naturalmente l'automotive rappresenta per il comparto industriale abruzzese e per le esportazioni una fetta molto importante della propria economia, quindi la stiamo seguendo con molta attenzione e non a caso ieri ero proprio ad Atessa a parlare con i dirigenti di Stellantis per creare sinergia e cercare di individuare insieme le strategie necessarie per affrontare questa situazione critica. I piani di rientro delle ASL vi preoccupano? Ci sarà un commissariamento? Non c'è nessun commissariamento perché i debiti previsti dalle ASL sono ampiamente al di sotto del 5% del budget assegnato, cioè fatto 100 quello che ci è stato dato, abbiamo speso 102, 103, non si può parlare quindi di buco o di mancato totale, mancato governo, in un quadro in cui 3/4 delle regioni italiane hanno esattamente lo stesso problema. Non a caso il tema del finanziamento della sanità è un tema centrale nel dibattito anche politico nazionale. Mi auguro che nel bilancio dello Stato, oltre ai 2 miliardi aggiuntivi che comunque il governo Meloni ha previsto per il 25 e altri 2 per il 26, ci possa essere anche un ulteriore sforzo per consentire di far quadrare i conti e di poter continuare a garantire la stessa qualità o anzi anche una migliore qualità dell'offerta sanitaria ai cittadini. Presidente, questa mattina lei è stato anche sentito dagli organi di stampa. Dopo questa riunione Fiume è più sollevato oppure più preoccupato? No, ma nell'uno o nell'altro. Io penso che questo faccia parte abitualmente e normalmente della nostra attività e del nostro lavoro. Dopo una lunga pausa estiva, lunga o corta che sia, e nel momento di ripartenza di una stagione che poi ci cattura nella quotidianità prima di essere travolti dall'emergenza del giorno e dall'emergenza quotidiana e dalla necessità poi di stare in commissione, aula e così via, prendersi 24-48 ore di riflessione comune per fare appunto squadra, sintesi, strategia, per riflettere insieme sulle questioni e anche creare consapevolezza reciproca tra i consiglieri e gli assessori, tra la Giunta e il Consiglio, dentro la maggioranza, di quali sono, di quanta carne stiamo mettendo al fuoco e di che cosa dobbiamo proporre per affrontare i problemi, credo che sia una cosa assolutamente normale, quindi non mi tocca, non mi emoziona né in negativo né in positivo, è la giusta fatica che dobbiamo fare per camminare insieme, portare tutti a condividere le scelte e le posizioni politiche e amministrative che dobbiamo portare poi in Consiglio regionale. Presidente, c'è un po' di preoccupazione però con questi tagli alle spese sanitarie, non ci sarà contrazione nei servizi e poi la CGIL lamenta anche un taglio alla sicurezza degli ospedali in questo risparmio generale. Non so su quale base possa dire una cosa del genere. Noi abbiamo in questi anni garantito investimenti, a cominciare dalla sicurezza degli ospedali, che non mai si erano visti prima. Abbiamo attinto a oltre mezzo miliardo di fondi nazionali che erano fermi da 25 anni nelle casse dello Stato, che stiamo impegnando per costruire addirittura ospedali completamente nuovi.
mai si era visto un programma del genere. Per Avezzano stiamo aspettando che il Ministero dei Lavori Pubblici ci dia, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ci dia il via libera per poter procedere alla gara per l'appalto integrato. Per l'ospedale di Vasto è stato affidato l'incarico di validazione del progetto, che è propedeutico alla messa a gara anche lì dell'appalto integrato, quindi da qui a 2 mesi andremo all'appalto integrato. Per Lanciano stiamo completando lo stesso percorso, per Teramo entro novembre avremo la proposta. Io credo che un impegno del genere sulla sanità abruzzese, sull'edilizia sanitaria abruzzese, abbiamo aperto i cantieri su case e ospedali di comunità, l'ultimo San Salvo proprio in queste ultime giornate. Siamo una delle 5 regioni che sta rispettando sul PNRR tutte le scadenze per realizzare questi interventi. Certo, fare tutte queste cose e garantire allo stesso tempo il massimo dell'offerta sanitaria costa, quindi non, da questo punto di vista non stiamo risparmiando sulla spesa per offrire il massimo del servizio possibile ai cittadini abruzzesi. Poi, chiaro, le norme ci impongono di stare dentro quei budget e quindi stiamo forzando naturalmente i direttori a fare il massimo della razionalizzazione possibile della spesa. Di questo parliamo, non di tagliare servizi ma di razionalizzare la spesa. Ci sono ancora margini, anche se sono sempre più stretti, per fare in modo che non ci sia alcuno spreco, per fare in modo che gli acquisti siano sempre più centralizzati e ottimizzino quindi anche i prezzi di acquisto, soprattutto per i farmaci. Ecco, questo è il lavoro che stiamo svolgendo e io penso che continuerà a produrre buoni risultati. Una ASL unica potrebbe essere un'idea? È una delle riflessioni che si stanno facendo, una diversa organizzazione, quindi non lo escludiamo, è sicuramente un argomento degno di approfondimento e di studio per capire se una